Nicky, vieni qua che ti insegno una cosa. Devi lanciare la corda e alzare le braccia in alto come se spiccassi il volo, come se fosse un uccello che si libera nel cielo, un'aquila. Capito? Ok, bravo. Ok, non allontanarti, Nicky. Salute. Come mai siamo venuti proprio qui? Lo conoscevi questo posto? No, non ci sono mai stato qui, però l'ho visto in lontananza e ho detto, andiamo a vedere. Guardatela che bella coppietta. Cosa volete? Dateci tutto quello che avete. Lasciateci in pace, non abbiamo niente. Andatevene. Avete sentito, ragazzi? Non hanno niente. Andiamocene, dai. We'll be right back.
Dove sono? Chi sei? Io sono Cato. Ti ho trovato svenuto 4 giorni fa. Come ti chiami? Nicky. Non ti ricordi cosa ti è successo? No, io non mi ricordo niente. Stai tranquillo, mi prenderò cura di te. Ora devi riposare. Thank you.
Diventerai invincibile, Nicky. In te saranno presenti quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Dovrai essere acqua, Nicky. L'acqua può dare la vita, ma anche togliere. Ogni tuo colpo sarà cascata. Dovrai essere fuoco, devastante, ardente, indomabile. Sarai terra, solido e distruttivo. Ed infine aria. Dovrai essere invisibile e mimetizzarti con la natura per confondere il nemico e colpirlo al momento giusto. Maestro, dove andiamo adesso? Andiamo in fondo a quel sentiero a far meditazione. Vieni, maestro, cosa c'è ora? Sei finito sulla strada sbagliata. Teschi bianchi, non pensarci. Continuiamo il nostro cammino. Maestro, adesso puoi dirmi chi erano quelle persone? D'accordo. È troppo tempo che ti tengo nascosta questa verità. Sediamoci un attimo. Quelle persone fanno parte di una banda chiamata Teschi Bianchi e il suo capo si chiama Jake. Devi sapere, Nicky, che un tempo io ero un grande maestro giù in paese. Insegnavo la nobile arte a tutti quelli che volevano conoscerla. L'onestà, la sincerità, l'umiltà. Jaco era il mio migliore allievo, una forza della natura. Nemmeno 10 persone potevano batterlo. Ma un giorno seppi che lui ed altri miei allievi andarono in paese a seminare terrore, uccidendo e derubando con i miei insegnamenti. Jaco mi tradì così. Il mio orgoglio venne ferito. Allora dovetti trasferirmi su questa montagna. Scusa maestro, mica cosa c'entra tutto questo? Un giorno sarai pronto. Con questi duri allenamenti affronterai i Teschi Bianchi e riporterai finalmente l'equilibrio in quel paese. E perché proprio io, maestro? Come ti ho già detto, è troppo tempo che ti tengo nascosta questa verità.
Quel giorno che ti ho trovato eri privo di conoscenza e da allora non ti ricordi più niente. A fianco a te giacevano i corpi di due persone, probabilmente i tuoi genitori, sicuramente uccisi dai teschi bianchi. Cosa? E tu mi hai tenuto nascosto per tutto questo tempo solamente perché ho perso la memoria? Ti ho cresciuto come un figlio, insegnandoti una nobile arte, tenendoti nascosto la verità, con la sicurezza che tu abbia la mente sgombra e che rabbia e odio non accecchino la concentrazione e la purezza che c'è dentro di te. Ma ora sei cresciuto e pur avendo bisogno ancora anni di duro allenamento, un giorno sarai pronto per compiere la tua e la mia vendetta. Jacob è fortissimo, nemmeno 10 uomini possono batterlo. C'è però un colpo segreto, antico e proibito, che non ho mai insegnato a nessuno, nemmeno a Jacob. Se un giorno lo affronterai avrai bisogno di questo colpo per sconfiggerlo. Si chiama l'ombra del guerriero. Il procedimento per eseguirlo è scritto in un antico testo che custodisco. E solamente quando sarai sufficientemente maturo ne verrai a conoscenza. L'ombra del guerriero richiede moltissima energia e un ragazzo della tua età potrebbe anche morire eseguendolo. Bisogna sfruttare tutto il flusso energetico che ricavi dalla natura, con la meditazione. No, maestro, ora sono pronto. Sono anni che non faccio altro che allenarmi. Tempo al tempo. Devi ancora imparare molte cose. Come ti senti, maestro? Ormai sono malato. Ora dovrai andare tu in paese a prendere le nostre provviste. Giù, c'è una vecchia moto. Potrei usare quella. E poi ora che tu viva la tua vita. Il paese è povero, non offre molto. D'accordo, maestro. Vai, vai pure.
Buonasera. Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Sì, glielo do subito. Cos'è l'impertinenza? Non l'ho mai visto in paese. È straniero? No, abito in cima alla montagna. Diciamo che sono un tipo abbastanza solitario. Ehi, piccola, chiami subito Roger. Ehi, Roger, come stai? Cosa volete ancora? Come cosa volete? È la fine del mese, siamo venuti a prendere la nostra parte. Mi spiace, ma questo mese non ho guadagnato molto. Questo è tutto quello che ho. È tutto qui. Il nostro capo non sarà contento. Adesso se ne guai! Grazie, senza di te non so come avremmo fatto. Ma chi erano quei tipi? Quei tipi erano... appartenevano alla banda dei Teschi Bianchi. I Teschi Bianchi? Sono una banda mafiosa, esperta di arti marziali che seminano il terrore qui in città. Stupro e delinquenza sono all'ordine del giorno, gli unici che non toccano siamo noi commercianti. Già, ma solo quelli che a fine mese pagano somme esagerate restano vivi. E purtroppo, come vedi, la clientela ha paura di uscire di casa. È ora di fare pulizia in questo paese. Thank you.
Nicky! Sì, maestro. Guarda, sotto la panca troverai un libro, portamelo. Ormai avrai capito anche tu che mi resta poco tempo da vivere. Questo è il libro che ho in mano, racchiude la tecnica per eseguire l'ombra del guerriero. Ti sei allenato duramente per tutti questi anni e ti sei guadagnato questo. Quando avrai imparato potrai presentarti nella loro palestra e cominciare la nostra vendetta. Grazie maestro, ne sono onorato. Jacob è arrivato un uomo in città, sta cercando di rovinarci la piazza. E chi è sto bastardo? Vociferano in giro che sia un addio di Cato. Allora faremo una visitina a Cato. Non si scherza con i teschi bianchi. Maestro, ce l'ho fatta! Maestro!
Maestro, cosa ti hanno fatto? Ti vendicherò, te lo prometto. Pagherete col vostro sangue la morte del maestro Kato. Addosso! Fortunatamente per te, forse ho un'idea per togliermi di mezzo quel bastardo. Lo attireremo nel nostro covo e gli tenderemo una trappola.
stai? Cosa ti è successo? I teschi bianchi hanno ucciso il mio ragazzo. Ci hanno rapiti e portati al loro quartier generale. Io sono riuscita a scappare, ma per lui non c'è stato più niente da fare. Vieni con me, ti aiuto io. Sapresti dirmi dov'è la base dei teschi bianchi? Sì, so dov'è. In fondo al paese troverai un fiume. Devi costeggiarlo finché troverai un enorme ranch. Questa storia è durata fin troppo. Comunque ora sarai stanca. Vieni, ti accompagno. La camera è di là. La prima porta a destra. Va bene, grazie. Ti ringrazio, sono in debito con te. Dimmi. Jacob, mi senti? Il piano è andato alla perfezione. Ti ho spiegato dov'è la nostra base. Vuole venirci domani. Pronto! Ehi, Jacob, preparati. Sto arrivando.
complimenti. Sei in gamba. Sei riuscito ad arrivare fino a me. Ma sappi che ora stai per morire. Come quell'idiota di Cato. Ho rubato tutti i suoi segreti. Ora nessuno può battermi. Lo vedremo. Fatti sotto. I miei genitori e il mio maestro. Hai portato a termine la tua missione, Nicky.
Hai salvato il paese da una triste condanna combattendo con coraggio e lealtà. Hai acquisito la conoscenza dell'ombra del guerriero, diventando un'arma letale per ogni tuo avversario. Nel mondo c'è altra gente bisognosa e preda di perfidia. Tu dovrai andartene da qui, ad aiutare sempre il prossimo. Questa è la tua vera missione. Combatti sempre per la giusta causa. In the mirror of the damn